Un saluto a tutti gli amici di gizchina.it e benvenuti a questo video recensione del UMI X1 Pro, un dispositivo di fascia media caratterizzato da un prezzo contenuto e prestazioni medio elevate. Abbiamo già realizzato un video unboxing del prodotto in cui troverete le specifiche complete e una prima analisi della confezione, della custodia che abbiamo trovato nella confezione, mentre adesso ci concentreremo sul dare un giudizio su questo prodotto. UMI X1 Pro è un dispositivo che definisco controverso. Controverso in quanto ci sono elementi di pregio ed elementi, come dire, che sembrano casuali, soprattutto per quanto riguarda il design. Il design ha questo aspetto già visto nel Doogee Pixel, altro dispositivo recensito da noi qualche tempo fa. Sul retro, la prima cosa che si nota è questo effetto pixel, questo pattern della back cover, che è ripreso anche sul mento del dispositivo in questa parte. Proprio il mento del dispositivo è un dettaglio che non ci è piaciuto molto, in quanto è troppo grande. Oltre a questa prima parte, in cui sono inseriti i tre tasti di navigazione Android, c'è quest'altra parte plastica con lo stesso pattern del retro e il microfono per l'audizione dei rumori che fanno sembrare il pannello da 4,7 pollici più piccolo di quanto non sia effettivamente. L'effetto pixel, per così dire, è molto gradevole e quando si è visto per la prima volta stupisce un po'. È bello da vedere, è bello sotto la luce del sole, ha particolari riflessi. E in generale anche altri elementi del design di questo smartphone sono molto interessanti, come la cornice con effetto cromato, che è veramente elegante quando vediamo lo smartphone, quando lo smartphone è preso in mano, e in generale il design è abbastanza azzeccato. Il problema è che in questo design ci sono alcuni punti negativi. Primo fra tutti, la fotocamera. La fotocamera non sembra essere stata progettata a dovere e inserita nella scocca da dei progettisti in modo concreto. Sembra un anello rotondo preso e fissato sul dispositivo. Questa considerazione è stata fatta anche dai nostri colleghi di gizchina.com ed è comunque palese a tutti gli osservatori. Questo è comunque un elemento di design e dunque la valutazione è soggettiva, ma quello che esula dall'ambito del design diventa un difetto vero e proprio è quando andiamo a appoggiare il dispositivo su una superficie piana. La prima cosa che poggerete poggiando questo smartphone sul tavolo è la fotocamera, il vetro della fotocamera. Lo sentirete anche nel rumore che avvertite poggiando il dispositivo. Questo è sicuramente un aspetto negativo, in quanto andare a poggiare il dispositivo sul vetro della fotocamera ogni volta che lo poggiamo su un piano è decisamente pericoloso e richiede di poggiare il dispositivo con molta più attenzione. Questa fotocamera ha comunque l'anello cromato che, anche se dovrebbe avere un ruolo protettivo, non è accompagnato da una sporgenza della back cover e non è, diciamo, sopraelevato rispetto al vetro stesso della fotocamera, il che la rende decisamente fragile. Inoltre troviamo questa inspiegabile scelta costruttiva di inserire le specifiche tecniche nella parte bassa del dispositivo. Come potete vedere, quad core 1,3 GHz, display HD, connettività 3G e 2G. Ci chiediamo se effettivamente a qualcuno piaccia l'idea di avere le specifiche tecniche del proprio dispositivo incise sul retro. Non credo sia una scelta molto intelligente da parte di UMI, azienda produttrice di questo X1 Pro, è decisamente antiestetico, a mio avviso. Inoltre ci sono alcune imperfezioni costruttive, come quella che potete vedere qui nella parte inferiore dello smartphone. Anche se la cover è chiusa bene, resta questa fessura, questo spazio, che è sintomo di un assemblaggio non perfetto. In generale il dispositivo è comunque solido. Con 4,7 pollici di display è abbastanza maneggevole, pratico da utilizzare anche con una mano sola. Con il dito riesco a raggiungere tutti i lati del display, ma questi elementi estetici non rendono giustizia a
al resto del design abbastanza curato. Inoltre, sulla confezione in cui abbiamo ricevuto l'Umix 1 Pro, abbiamo trovato delle scritte in inglese scorrette. Trovare delle scritte in lingua inglese scorrette nel 2014 ci fa pensare che il tempo che bisogna impiegare per rileggere quattro righe prima di mandarle in stampa, non è stato speso, il che ci fa dubitare di tutto il processo produttivo che troviamo alle spalle di questo prodotto. Comunque, l'ho spento, adesso lo riaccendo per mostrarvi una particolarità. Ciò che principalmente contraddistingue e rende questo dispositivo un dispositivo interessante è una ROM, una custom ROM, la Umistore, che è realizzata da umistore.it, il rivenditore ufficiale italiano dei prodotti Umi, che ringraziamo per averci fornito il sample per questa recensione è la ROM in anteprima. Questo dispositivo esce di fabbrica con una ROM quasi stock di Android e viene poi aggiornato anche via wireless direttamente da umistore.it, ovviamente solo per i clienti dello store, con una ROM decisamente migliore di quella di base, anche se ugualmente basata su Android 4.2. È una ROM che ci ha dato veramente delle soddisfazioni. Quindi, diciamo, il plus di questo smartphone è dato dal rivenditore italiano, dal team sviluppatori italiani e non dall'azienda stessa. Vediamo subito nelle impostazioni la versione del software. Info sul telefono. Ecco qui, Android 4.2.2 è numero modello Umix 1 Pro, ma è proprio la Umistore, la ROM installata che prende il nome dallo store. Ecco, vediamo il numero della build Umistore 1.0 per Umix 1 Pro, ROM che mettono a disposizione anche di altri dispositivi di Umi. Questa ROM è caratterizzata da una personalizzazione tipica delle ROM custom, come è stato nel tempo per la Paranoid, per la OmniROM e per altre ROM. E nelle impostazioni troviamo il Gravity Box, che permette un altissimo livello di personalizzazione. Viper for Android, un tool installato per migliorare le prestazioni audio, che ha effettivamente migliorato le prestazioni dell'audio di questo dispositivo, e l'Engineering Mode per accedere ai settaggi avanzati. Inoltre, per il resto le impostazioni sono quelle normali. Gesture Sensing ha alcune piccole opzioni per quando vogliamo avviare o rifiutare una chiamata avvicinando o allontanando lo smartphone. E la gestione delle SIM è quella che abbiamo visto in tutti i dispositivi MediaTek. Funziona decisamente bene. Il dispositivo dual SIM, una micro e una formato standard, e memoria espandibile anche fino a 32 GB. Vediamo che tramite Gravity Box è possibile cambiare decine e decine di impostazioni di questo smartphone. Ad esempio, possiamo vedere qualche esempio. Nella lock screen, una volta sbloccata, io posso decidere di bloccarla con un doppio tap, comodo se si sblocca il dispositivo alla ricerca di eventuali notifiche. Oppure posso decidere di consentire la rotazione della lock screen stessa. E non finisce qui, posso anche utilizzare delle pressioni prolungate, ad esempio la pressione prolungata qui farà attivare il flash LED del dispositivo per essere utilizzato come torcia. Lo andiamo a spegnere. Sono tutte opzioni molto molto interessanti. Ad esempio, un doppio tap si può impostare un'azione per ognuno dei tre tasti fisici retroilluminati, che devo dire sono ben retroilluminati, ancora meglio con la Umistore. Ad esempio, un doppio tap sul tasto indietro, ho impostato lo screenshot. Come vedete, il dispositivo ha acquisito uno screenshot. Ma una pressione prolungata del tasto indietro, ho impostato l'applicazione fotografica, il che mi ha praticamente dotato di un tasto fisico per accedere alla fotocamera, anche quando non mi trovo nel menu principale. Qui è il video tutorial delle foto.
La fotocamera ha un'interfaccia abbastanza personalizzata, troviamo la possibilità di fare foto HDR, panorama, vari aggiustamenti di esposizione, settaggi, colore o altro. Vediamo. La messa a fuoco è abbastanza veloce, lo scatto non è velocissimo, ma in generale la qualità di queste fotocamere è appena decente. Sicuramente da un dispositivo low cost non ci aspettiamo un comparto fotografico da primo della classe, ma la 5 megapixel posteriore fa delle foto appena decenti. Funziona abbastanza bene con le macro, andiamole a vedere in galleria, ma in generale non dà soddisfazioni. Può essere usata sicuramente in relazione al prezzo, è una fotocamera usabile, le foto macro sono anche belle, ma in generale le prestazioni, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, non sono il massimo. Anche qui, come potete vedere, con un sole forte i colori vengono falsati e le immagini non sono particolarmente nitide, ma nella media decenti. L'utilizzo di queste fotocamere per realizzare delle foto che vanno aperte a computer o altro è consigliato, ma solo di giorno e non con foto scattate con luce non naturale. Questo è uno scatto di sera con il flash. I colori sono un po' falsati rispetto a quelli effettivi. Anche qui il flash è molto intenso, ma questa luce bianca tende a rovinare un po' i colori della foto. Sicuramente un dispositivo non orientato alla fotografia, ma comunque ci saremmo aspettati anche qualcosina in più da queste fotocamere, che in determinate condizioni risultano abbastanza scadenti. Il display è un pannello 4,7 pollici con risoluzione 1280x720 HD. Il display è abbastanza buono. Devo dire, i pannelli HD possono ancora offrire tanto. E nel frattempo che andiamo a alzare la luminosità, vi faccio vedere il pannello con le impostazioni rapide, che nella Umi Store sono veramente tantissime. Ovviamente potrete personalizzare il pannello, luminosità automatica che funziona bene, ma non ho mai visto un pannello così pieno di notifiche, di toggle per le impostazioni, volevo dire. Torniamo nella galleria per vedere la qualità di questo display. Ho alzato la luminosità. I colori vengono riprodotti abbastanza fedelmente. Le immagini sono piacevoli, anche la lettura dei testi è piacevole. 720 permettono anche di risparmiare un po' la batteria di questo dispositivo, batteria da 2150 mAh che permette di arrivare a sera. Con un uso medio intenso arriverete a sera, non un campione di autonomia, considerato il processore da 1,3 GHz e il display HD, ma comunque è una batteria che accompagna fino a sera questo smartphone. I neri un po' sbiaditi, come potete vedere, e i bianchi forse un po' troppo accesi, non particolarmente naturali comunque. Ma il display si comporta bene, soprattutto considerando che si tratta di un device low cost. Vediamo come si comporta il dispositivo nella riproduzione video. Utilizziamo il player di default. Questo è un video comunque abbastanza pesante in quanto renderizzazione 3D realizzata in Blender, il logo del nostro sito web. Vediamo un altro video naturalistico con colori molto intensi. La riproduzione video è piacevole, non si può dire, il display si comporta bene, soprattutto come ho detto se è relazionato alla fascia di prezzo a cui viene venduto questo dispositivo. Anche gli angoli di visuale sono niente male. Già che ci siamo, completiamo la parte multimediale con l'audio, con la riproduzione musicale. Devo dire che l'altoparlante di per sé è un altoparlante nella media, ma l'installazione della Umi Store permette di avere prestazioni decisamente superiori a
alla ROM stock che ho trovato sul dispositivo quando l'ho ricevuto. Quindi altri complimenti rivolti a Umistore per il servizio che offre ai propri lettori. Cominciamo con un brano MP3 che è presente nella mia libreria degli acquisti di Amazon. L'audio è abbastanza alto, forse superiore a tanti smartphone di fascia più alta anche per qualità. Comincia a gracchiare un po' con il volume molto alto, ma grazie a Viper, grazie a questa ROM, funziona decisamente bene. Ascoltiamo un altro brano. Ho comunque bisogno di parlare più forte per essere sentito, in quanto il volume dell'altoparlante è mediamente alto e qualitativamente è abbastanza buono. Una chicca introdotta dalla Umi Store in questo dispositivo è: in assenza del LED di notifica, quando riceverete una notifica vedrete lampeggiare i tre tasti di navigazione Android tramite la loro retroilluminazione, effetto che in realtà colpisce molto più del semplice LED di notifica nell'uso quotidiano. È veramente un'altra funzionalità interessante introdotta da questa Umi Store. Vediamo che nella Umi Store il launcher predefinito è Nova Launcher. Il dispositivo con la ROM non ha mostrato problemi di compatibilità con nessun tipo di software. Abbiamo provato anche l'Amazon App Shop. Vediamo qui queste applicazioni, Umi Store Forum e Update Me, che sono parte del pacchetto introdotto dalla ROM e anche Super User, che testimonia la presenza del root su questo dispositivo. Tramite Update Me è possibile apportare alcune modifiche alla ROM, come la boot animation, ovvero l'animazione di accensione che avete visto quando ho acceso il dispositivo, che può essere facilmente sostituita, e è possibile ricevere gli aggiornamenti o avere alcuni settaggi della recovery della ROM. In generale si parla proprio di una ROM molto personalizzabile. Altri aspetti: abbiamo visto la multimedialità, possiamo parlare di parte telefonica. La parte telefonica di questo dispositivo è buona, anche con l'installazione della Umi ROM, non possiamo di certo lamentarci. Ci sentono bene, si sente bene. Abbiamo testato anche con un paio di auricolari e il risultato è stato buono. Messaggistica, anche in questo caso messaggistica nella media, client email, troviamo Gmail e client stock, funziona bene. Nulla da dire. Per quanto riguarda tastiera, ecco la stock di Android. Per quanto riguarda la navigazione GPS, con questa ROM abbiamo trovato il navigatore Copilot preinstallato e abbiamo effettuato anche alcuni test, ecco Copilot, con dei tester del GPS. La prima volta che la ROM ha tentato di agganciarsi ai satelliti GPS, il risultato è stata una connessione avvenuta ma in modo lento. Al successivo aggancio, invece, la connessione è avvenuta in modo più veloce. Il GPS non è precisissimo in alcuni casi ed in altri sì. Abbiamo riscontrato questa anomalia, in quanto nella navigazione, di cui abbiamo effettuato qualche screenshot, ci siamo basati ad esempio su questo edificio qui, che è un distributore di benzina, e questo è il segnalatore della nostra posizione. Abbiamo girato un po' intorno e devo dire che il navigatore ha rilevato la nostra posizione con grande precisione. Invece, durante nel proseguire nel percorso, qualche volta c'è stata qualche imprecisione sulla nostra posizione, forse in questo caso dovuta anche alle indicazioni che abbiamo preso, ma da Google. Infatti non abbiamo utilizzato il Copilot, abbiamo utilizzato Maps per effettuare questa prova di navigazione. Per quanto riguarda il comparto del gaming, il processore MediaTek Quad Core a 1,3 GHz permette di giocare a molti giochi Android, alla maggior parte dei giochi Android. Certamente non c'è da aspettarsi di ottenere il massimo degli FPS da giochi come Need for Speed o Modern Combat 4 o Real Racing, ma è comunque possibile giocare.
La navigazione internet funziona bene. Proviamo ad aprire un sito. Siamo sotto connettività 3G. Andiamo su gizchina.it. L'apertura è veloce, la navigazione è veloce, molto fluida. Anche ingrandimento, zoom, spostamento, pan, tutto questo tipo di opzioni funzionano senza problemi. Il testo ingrandito è leggibile, le pagine si aprono con velocità, quindi nulla da dire. La navigazione internet è di buon livello, soprattutto considerato la fascia di riferimento di questo smartphone. Dunque, ci troviamo di fronte ad un prodotto che, come dire, è controverso. Ringrazio e mi complimento nuovamente per i ragazzi di umistore.it per il servizio che offrono ai propri clienti, per questa ROM fortemente personalizzabile che ci è piaciuta molto, che migliora le qualità e le potenzialità di questo dispositivo, soprattutto considerato che MediaTek ha un po' abbandonato i propri processori quad-core, non rilasciando i sorgenti necessari all'aggiornamento ad Android 4.4, almeno per ora. Ma UMI può fare di meglio con il proprio hardware. Sulla stessa fascia di prezzo troverete qualche alternativa ancora più valida. Questo dispositivo ha alcuni difetti che vanno risolti. Quindi speriamo che la bontà della ROM UMI Store, della forte personalizzazione lasciata all'utente, venga sfruttata dai ragazzi di UMI Store e dal loro team di sviluppo per un dispositivo dall'hardware più performante, dal design più curato. E con qualche difettuccio in meno. Grazie per la vostra attenzione. Per ulteriori dettagli potete chiederci tranquillamente nei commenti, di questa recensione che troverete come al solito su gizchina.it. Un saluto da Matteo Vena.